Quest'anno sono i 75 anni dello sbarco alleato in Sicilia ed è una data importante che dobbiamo essere in grado di valorizzare, di saper raccontare, perché la Sicilia è il primo lembo di Europa liberata dal nazifascismo. Saranno 38 giorni di guerra totale, non sarà una passeggiata per gli alleati, è all'interno appunto della grande battaglia dell'operazione Aschi in Sicilia si svolgeranno tutta una serie di situazioni che fanno di questo racconto quasi inedito, perché un po' non l'abbiamo dimenticato e non l'abbiamo saputo raccontare adeguatamente, fanno della Sicilia appunto una pagina importante dei libri di storia, tutta da raccontare. Noi ci proponiamo di raccontarla qua a Palermo perché abbiamo trovato 12 cisterne Ipogè progettate da Pierluigi Nervi, il padre dell'ingegneria strutturale, che sono le pendici di Monte Pellegrino all'interno del Parco della Favorita. All'interno di queste 12 cisterne vorremmo proprio che, in ragione di una cisterna per ognuno degli stati belligeranti, gli stati possano raccontare la propria storia, sapendo che accanto un altro stato sta facendo la stessa cosa. La storia che racconta la storia, perché nulla come l'architettura riesce proprio a sintetizzare senza parole alcuni messaggi importanti, nulla come i luoghi che hanno vissuto la storia in prima linea, in prima persona, riescono a trasmettere tutta una serie di emozioni particolari senza il bisogno quasi di parlarne. E questo è uno di quei luoghi particolari che la città conserva, custodisce gelosamente, quasi in silenzio. Poche persone sono convinto che conoscano questo sacrario, che è importante per tante ragioni, una delle quali è il fatto che l'edificio è uno degli ultimi progetti che esce dallo studio di Ernesto Basile. Ma innanzitutto il progetto è un progetto molto ambizioso, perché ha sostanzialmente è quasi un prototipo, perché non ci sono altri esempi in Europa né al mondo, perché il presupposto stesso da cui parte è sostanzialmente diverso da quello che è stato realizzato fino ad ora, ovvero di mettere a disposizione di ogni paese uno spazio per raccontare la propria storia, quindi sarebbe un museo internazionale nel vero senso della parola. Questa complessità e anche un po' ambizione del progetto chiaramente fa sì che bisogna attuare delle strade complesse, che significano avere a che fare con una serie di operatori internazionali, avere a che fare con la diplomazia, contattare enti analoghi negli altri stati europei o nel mondo, e quindi l'approccio è assolutamente inedito e stiamo provando in ogni modo a far sì che diventi realtà.